popolo di YouTube, io sono Indy e benvenuti qua in questa serie? Non saprei nemmeno come poterla riferire, se come serie o altro, ma benvenuti su Spec Ops The Line. Cosa posso dire di questo gioco? È particolare. Pochissime persone su YouTube l'hanno portato, soprattutto in Italia, ne avranno portati 3 o 4 YouTuber, forse poco emergenti. Però è qualcosa che merita, veramente tanto. Ho deciso di voler ritornare a fare un paio di serie su YouTube, un po' per ritornare a montare video e un po' per vedere cosa riesco a portarvi velocemente, prima che magari ritorni a lavoro o altro. Quindi, prima serie che vi porterò è Spec Ops The Line. Proverò a portarvelo giornalmente, o forse 2 video al giorno, non so, tutto dipende dalla mia voglia, come sempre. E niente, quindi benvenuti su questo fantastico gioco. Prima mettiamo un attimo a posto un po' l'audio, la musica la mettiamo un po' a 7 insieme alle voci e agli effetti sonori. Abbiamo già il tutto in italiano e quindi è tempo di godersi questo fantastico gioco. Non mi ricordo molto, quindi sarà come la prima volta, visto che sono anni che non ci gioco. Vabbè, iniziamo. Nuova partita, cancelliamo. Oddio, il mio ultimo salvataggio è l'11-11-2016. Cazzo, è passato così tanto. Vabbè, allora sovrascriviamo e iniziamo. Facciamo una bella. No, andiamo di normale. Fermati, mantienici stabili! Hai perso il cervello, cazzo! Preso! Non era l'ultimo! Li vedo! Dai, siamo bene! Se iniziamo con un bel sparatorio sui elicotteri. Una produzione di Jäger. Adam, stacci dentro! Guarda come vengono fatti fuori tranquillamente. Dai, stai fermo. Dai. Ole. Non importa, ma tienici stabili e basta. Ah. Dai, dai, dai. E ok. Portaci via di qui allora. Non con queste alle costole. Portaci dentro. Nella tempesta, sei impazzito. Credo che lo scopriremo. Vai, 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 vai. Wow. Ok. Ok, iniziamo in modo meraviglioso. Iniziamo veramente, veramente bene. Prima, puntini, puntini, puntini. Non si sa nemmeno quanto prima. Se Conrad è il più grande sotto cui abbia prestato servizio, non lo so. A Kabul ha trascinato la mia carcassa sanguinante per 800 metri, fino a un elicottero. Forse sono prevenuto. Ma i fatti non mentono.
L'uomo è un dannato eroe. Ricordate le tempeste a Dubai? Probabilmente eravate a casa a guardare la televisione. Conrad stava portando i dannati del 33esimo fuori dall'Afghanistan. E invece di tornare a casa, si è offerto volontario per aiutare l'evacuazione. Al massimo voi avrete mandato una donazione. Pare che abbiano ordinato a Conrad di lasciare la città. Ha ignorato l'ordine. Il 33esimo è rimasto con lui. Non si sa ancora ufficialmente cosa sia successo dopo. Sappiamo solo che le tempeste sono peggiorate. E molto. Le ultime notizie da Dubai dicevano che Conrad guidava una carovana di superstiti fuori dalla città. Questo 6 mesi fa. Poi, 2 settimane fa, abbiamo captato una trasmissione. Parla il colonnello John Conrad, esercito degli Stati Uniti. L'evacuazione di Dubai è stata un fallimento. Bilancio vittime. Troppo alto. Spec Ops The Line. Capitano! Capitano Walker! Che c'è, Lugo? C'è un problema, signore. Per la missione? No, signore. Allora segui la gerarchia, sergente. Ricevuto. Tenente Adams. Ti sento, sergente. Situazione? Situazione irritata, signore. Irritata, sergente? Sì, signore. Una rivolta locale aerea si è insinuata nella zona americana designata Mutande. Signore. Taci, idiota. Signori, benvenuti a Dubai. Sì, ancora morta. È da vedere, sergente. Hai agganciato la trasmissione? Sì, signore, a circa 800 metri. Allora ci mancano 800 metri per scoprire chi dice più stronzate, tu o l'intelligence. Wow, se non fossi un'implacabile macchina da guerra, mi offenderei. Dubai, una delle più grandi città, mi sembra, nelle zone del... Ora sto per dire una stronzata, Afghanistan? Mi ricordo. Bellissimo in alto, ospite d'onore India e Kill Wolf. Oddio, è bellissima sta cosa. Significa che non dovremmo essere qui. Facciamo le cose come si deve, ok? Ricevuto, capo. Okay, il gioco è molto stile Gears of War, all'incirca. Quindi è molto basato sulle coperture e su... Sì, sul stare attenti a tutti i pericoli possibili stando al coperto. Wow, quello che succede a Dubai resta a Dubai. Forza, troviamo un modo per concentrato sulla missione. Questo gioco circa del 2016, 2015, tempo. Non mi ricordo più. Conosci gli ordini. Se troviamo qualcuno, lasciamo Dubai e chiamiamo la base. Mandano la cavalleria e noi torniamo a casa. Ehi, c'è nessuno? Chi è in agguato? Dica io. Lascia perdere, non c'è nessuno. Allora che cazzo ci facciamo qui? Non ha tutti i torti. Ah, stai dalla sua parte ora. Ha ragione, ha ragione. Se i capi vogliono che diamo un'occhiata, noi diamo un'occhiata. Non lo so, a me sembra uno spreco usare così 3 operatori Delta distaccati e decisamente affascinanti come noi. Prendi la cosa, vacanza pagata. Per il futuro, ricorda che preferisco spiagge con un rapporto gnocchi e cadaveri di 3-1. Lugo, ma le senti almeno le stronzate che ti escono dalla bocca? No, no, signore. Mi sembra che mi incasinino il ritmo. Torniamo a piedi. Il posto sembra questo. È stato un fallimento. Un po' di sangue. È quello che stavamo cercando, qualunque cosa sia. Che vuoi dire con questo? È un segnalatore d'emergenza, ma non è militare. È stato fatto con pezzi di ricambio. Ah. Idea da chi? No, manco per il cazzo. Allora andiamo a vedere chi è. Walker, è meglio se vieni a vedere. Oh, cazzo. Per usare un eufemismo. È morto da poco. Sì, è ancora peggio. È del 33esimo. Chi è stato? Probabilmente gli stessi che ci seguono. La domanda rimane comunque. Tranquillo. Credo che stiamo per scoprirlo. Sono il capitano Martin Walker. Cerchiamo dei sopravvissuti. Perché?
per uccidere anche noi? Parlate in farsi? Forse riusciamo a capirci ancora meglio. Agar in Tori Arf Bedanim. Buona idea, Lugo. Potrebbe andare male in fretta, Walker. Serbe smericato. Justin che comanda. Ma che idea? Vedi quell'autobus laggiù? È pieno di sabbia. Se siamo alle strette, spara ai finestrini. Potrebbe darci un vantaggio. Ok. Voi due. Gli anni dannati del 33esimo. Stanno escogitando qualcosa. Che cazzo sono questi tizi? Sono rifugiati, sopravvissuti alla tempesta. Cazzo, come li ho fatti fuori? Dobbiamo chiamare la base e dare loro la notizia. Accomodati, sono sicuro che smetteranno di sparare per farti telefonare. Signori, meno chiacchiere e più spari. Cazzo. Tango a terra. È spacciato. A sinistra. Dove? Oh, cazzo. Oh, grande. Libero, andiamo. Grande ragazzo, grande. Avanti, dal retro. No, facciamo una bella come si chiamava arma? Granata! Al riparo. Dove si nasconde? Cartellone sull'altro lato. Dammi l'ordine e lo faccio fuori. Ok. Eliminalo. Signor sì. In arrivo. Minchia, un cecchino così potente o aveva una granata in mano? Ma che cazzo? In cima a quel bus. Vado al bersaglio. Uno. Bersaglio neutralizzato. Due. Neutralizzato. Tre. E quattro. Ce ne sono altri? No, facciamo cinque, ok. Verso quel container. Oh cazzo. Minchia. Pensavo dovessimo salvare la gente. Cosa diavolo è stato? Ricevo una richiesta di soccorso. Trasmetti a tutti. Comando 33esimo, qui pattuglia Alfa. Siamo sotto attacco. Ripeto, i ribelli ci hanno circondato. Richiediamo assistenza immediata. Tata! Merda, mazzane a terra. Ci serve supporto. Lugo, distanza. Circa 100 metri. Muoviamoci. Allora, andiamo. Ci sono dei nemici! Ah, ok, va bene. Ore 12. Eliminatelo. Mi muovo. E dico a terra. Uffa. Ricarico. Ce ne sono altri? No, non ce ne sono altri. Mi scusi lei, devo giustiziarla. Ah, ok, no, quello fa male però, eh. Alfa, se mi sentite, ci avviciniamo alla vostra posizione. Oh cazzo, grazie a Dio. Cazzo, credo che Marzer sia morto. Sei ferito? C'è qualcun altro con te? Siamo in quattro, stiamo bene, ma le munizioni sono quasi finite. Non riusciremo a trattenerli a lungo. Ok, resta calmo, ci siamo quasi. Andiamo a salvare varie persone. Non ci hanno ancora avvistati. Meglio usare i silenziatori. Buona idea. Ricarico, cazzo! Non sto bene. Tanto non posso sbagliare il nemico a terra. Fa male, cazzo!
Ok, bersaglio a terra. Cazzo, con lanciarazzi sti stronzi. Dai, salta fuori con la testa. Sul mio bersaglio. Bene, l'ha beccato. Oh yeah. Nemico in movimento, attenzione. Fanculo. Non posso muovermi, non posso, cazzo. Ah, muoviti da questa parte. Cambia posizione. Bersaglio neutralizzato. Cazzo, non ho più munizioni. Guarda! Ehi, qua c'ho! Sto salendo! Fermatevi! Attenzione! Fuoco! Nemico da fucile! Viene verso di noi! Occhi aperti! Ok, ho fucile a pompa e via. Vai, vieni qua, vieni qua. Ah ah ah. Bravi, bravi ragazzi. Prendimi, mi sposto. Adios. Bersaglio. Puzzola. Ok, non mi curavo così violento. Posso lanciare granate? No? Esco! Sotto fuoco pesante! Minaccia eliminata! State indietro! Lo uccido! Merda! Abbiamo degli ostaggi! Va bene, calmatevi e lasciatelo andare. Non avvicinatevi! Muoviti, Walker! Uff! Devi parlare in fretta, sta andando. Siamo qui per aiutare, rimani con me, ok? Lasciatemi perdere. Hanno preso McPherson. Trovatelo. Lo faremo, ma prima dimmi dove l'hanno portato. L'hanno portato al nido. Il nido? Il nido. Va bene, ottimo. Che mi dici di Conrad? È ancora vivo? Oh. Dannazione. Luke, segna i cadaveri sul TAC. Adams, esci e cerca delle tracce. Voglio sapere cosa sta succedendo in questa città. Ho diverse tracce dirette a nord. Allora seguiamole.